Gopi Krishna, Kundalini, l'energia evolutiva dell'uomo. Con commento di James Hillman, energia divina latente in ogni essere umano, la Kundalini giace avvoltolata come un serpente. Il suo risveglio improvviso, accompagnato da una luce accecante, dà adito a una straordinaria esperienza di illuminazione. Ho molte aspettative su questo libro. Io ho iniziato a pensare alla Kundalini in un momento particolare della mia vita, molto bello, divertente. Mi è arrivato questo libro da Maurizio, un librone della Burr su Osho, dove ho trovato tanti contenuti. Bene, ora cambio subito discorso perché comincerò, cioè voglio parlare di questa scatolina qui che conteneva le cuffiette. Ora non è uno spot pubblicitario, pure ardito col tabacco, ma pazienza. Ok, questo poi si apre, c'è un po' di carta e c'è questa statuina in ceramica, ovviamente vuota, colata. Qui sono dei. Questa credo che l'abbia fatta una grande azienda ceramica siciliana, la Caleca. Come era Calega, sì, a patti, ne hanno fatte anche due esemplari grandi, e no, tanto tempo fa, però più o meno subito dopo che ho cominciato a leggere Osho, grande autore, grande maestro di realtà. Ora, questa, poi magari cambiamo la carta, ora vediamo, sarebbe un sogno metterle nel nuovo bookshop della Fondazione Orestia di Gibellina, che è sempre un faro dell'arte contemporanea, soprattutto in Sicilia. Loro mi hanno dato un grande aiuto per fare una scultura grande dentro al parco archeologico di Selinunte, nella rassegna Arte e Poesia, dove ho conosciuto anche un po' di poeti e po di poetesse molto, molto in gamba. E poi un ricordo va alla memoria di Pinuccio Sciola, che con le sue meravigliose sculture sonanti ci ha meravigliato, no? Grande artista sardo, ho avuto modo di conoscerlo in quei giorni, perché poi alla fine ero con il cantiere proprio dentro al Baglio Florio, un'esperienza spettacolare. Mi dicono da Selinunte che la scultura piace. Certo, qualcuno dice, ma che ci fa questa cosa qui contemporanea? Che ci fa? C'è una riflessione, no? Poi alla fine la scultura è anche contemplazione, per cui uno la guarda, c'è poco da vedere in realtà, perché è fatto un intonaco finto tufo. Per cui sì. Salt'annuncio. Aspettiamo un secondo che si ricarica. Ecco, che cos'è l'amore? L'amore è libertà.